lascerà un segno indelebile nel mondo del cinema. Paolo lascerà un ricordo molto indelebile, perché è una bella maschera, dobbiamo ammetterla tutti quanti, colleghi e non colleghi, che lascerà un segno indelebile nel mondo del cinema. Io da quando feci quel film con lui, Fracchia la Bellumana, che era lui Fracchia, non ero io, però il commissario mio è diventato un protagonista come lui, allora ogni volta che ci incontravamo gli diceva continua, continua, che era la cosa famosa della canzone che tutti conosciamo. Quindi abbiamo sempre riso di questi personaggi, non è mai stato invidioso dei colleghi, devo dire. Questo lo devo dichiarare, l'ho sempre dichiarato anche quando era in vita, lo dichiarerò sempre. E quindi va un grazie a lui, perché anche il protagonista era lui, non ero io, ma sono diventato quasi io poi il protagonista del film. Lui era felice quando un altro insieme a lui faceva ridere, ne abbiamo fatti una decina insieme. Con lui mi divertivo sempre, anche durante il giorno, nella vita normale, comune, non solo quando recitava, faceva divertire. Era un uomo sempre intelligente, spiritoso, mai banale. Insomma, gliel'ho detto, mi sarebbe piaciuto averlo come fratello maggiore, glielo dicevo sempre.